Oggi ci fermiamo, per un po'. Blu, sì. Beh, perché se è verde come è fatto di giallo e di blu. Allora, se vuoi ottenere un verde freddo, ci fai un tratteggio leggero di blu. Allora, il blu è scuro, ma se lo tratteggi leggero leggero, vedi? È chiaro. Il pigmento può essere scuro, ma tu lo dosi, no? Lo dosi con i tratteggi. Poi se vedi che è troppo. Se vedi che il blu è troppo scuro, sai che fai? Lo alleggerisci. Per esempio anche facendoci un tratteggio di bianco. Chiaramente non diventerà bianco, ma lo impasterà oppure con un giallo molto chiaro. Un bel giallo limone, un giallo freddo. Si vede male, lo so, si vede piano piano. Cioè, questo verrà piano piano. Adesso sto facendo, vedi, istintivamente pesto. Con oggi finiamo questa serie di lezioni sul disegno a matite colorate di un fico d'India. C'è ancora molto da fare, ma ho pensato di introdurre delle altre lezioni per variare un po' gli argomenti, altrimenti diventa questa una serie infinita, lunghissima. Questo sul disegno del fico d'India è una vera e propria lezione completa. E alla fine avremo una trentina di lezioni da 5 minuti, nelle quali dal disegno base fino alla finitura della colorazione avremo un lavoro completo. Quindi rimanete collegati, iscrivetevi al canale qui sotto. Comunque domani ci vediamo con una nuova serie di lezioni da 5 minuti. A presto!